Milan Goldschmidt è un pittore molto particolare, forse unico. La sua maniera così atipica e gli esiti tanto inconsueti, al servizio di una fantasia che dissolve e travalica la realtà, provocano non di rado negli spettatori turbamento, una sottile inquietudine e quasi un sospetto, come se i loro sensi fossero ingannati e fuorviati da un diabolico sortilegio. Oppure, più prosaicamente, come se l'opera fosse frutto di un banale stratagemma meccanico o di un espediente tecnico. Il disegno, che sgorga fluido e spontaneo, è il momento fondamentale. Nasce direttamente dall'invenzione. Interpreta e scolpisce l'idea primigenia. È l'illuminazione che una parola, un'allusione, un'immagine fugace ha acceso o ridestato nella mente dell'artista. Quasi all'improvviso, come una visione che prodigiosamente scaturisce dall'inconscio. Questa scintilla attizza il fuoco lento ma intenso d'una paziente e metodica elaborazione logica e razionale, con una sequenza di operazioni apparentemente stravaganti, che ad occhi profani potrebbero sembrare prive di costrutto e di obiettivo. L'artista è solo con se stesso. Segue il filo invisibile e misterioso della sua idea e sa e vede sotto lo schermo che va tessendo e dipanando, come Penelope al suo telaio. Gli oggetti e i personaggi sono composti e scomposti da una serie di maschere e di forme della più svariata provenienza. Materiali di recupero, amorfi e insignificanti di per sé, che riciclati e assemblati in diversissime fogge e combinazioni, assumono le più disparate sembianze e le più inattese verosimiglianze. Inizia una lunga ed attenta operazione di maquillage. Il pittore, con ripetuti ed insistiti ripassi e sfumature a pennello e a pastelli, induce a sottolineare ed esaltare i contrasti chiaroscurali, intensificando il risalto di figure ed oggetti.
Questa ricerca di perfezione attiene alla professionalità di Goldschmidt e risponde ad una sua esigenza interiore. Così come l'aggiunta di elementi complementari ma irrinunciabili. Tratteggi, lettere, cerchi, frecce. Tracciati geometrici che fanno parte sì del suo bagaglio tecnico e del desiderio di eleganza formale, ma che sono in più l'espressione visiva, ostentata anche se inconsapevole, di una istanza interna di chiarezza, anche ad uso e favore della stante, e di un postulato di certezze. E poi un antidoto alla provvisorietà e all'indeterminato, la prosecuzione di una linea o di un discorso interrotti che idealmente si ricostruiscono. Operazioni gestuali, alcune delle quali elementari e persino banali, che costituiscono tuttavia, nel loro meccanismo concatenato e rigidamente conseguenziale, una procedura ingegnosa ed originale come poche. Una fusione mirabile fra astrazione dell'idea e fantasia creatrice da una parte e manuale dall'altra. Quella manualità dell'artiere di altri tempi, che cura non soltanto la tornita bellezza del suo lavoro, bensì ne segue con amore la preparazione, l'esecuzione e la finitura, onde dare al prodotto del suo ingegno il crisma dell'opera d'arte consegnata all'eternità, intatta e non deperibile. L'illusorietà del dipinto e la meraviglia dei fruitori nasce dal contrasto fra il plasticismo apparente delle forme, che si presentano increspate, rugose e arzigogolate come un paesaggio lunare, e la superficie del quadro, omogenea, depilata, plastificata, esente da qualsiasi asperità materica. Ebbene, solo una così glabra e levigata finitura avrebbe potuto entrare in simbiosi, poeticamente unica e indispensabile, con una concezione ideale che appartiene alla sfera dell'universale e dell'archetipo. Dopo tutto questo travaglio, un gesto inconsulto e brusco, così contrastante con la delicatezza e la circospezione degli atti precedenti, minaccia forse e cancella il dipinto? Un dubbio, un ripensamento dell'autore? Fortunatamente non è così. Il barattolo rovesciato contiene semplicemente il fissativo, che ha la funzione di bloccare e proteggere, e che, unito alla vernice finale, concluderà il lavoro e consegnerà il quadro luminoso e splendente al mondo dell'arte. Goldschmidt può finalmente distendersi nella contemplazione del quadro. Le strane figure che vi campeggiano sono personaggi inediti, in bilico fra l'ironico e il patetico, strampalati e surreali, che l'artista ama come sue creature, anche se forse egli stesso non ne conosce l'origine. Colti, almeno in questa occasione, nello svolgimento di una comune e terrena attività. Alieni che non sappiamo se venuti da lontano o proiezioni inquietanti del nostro inconscio.